In questi giorni si parla molto del fatto che la Cassazione ha detto che le mance dei lavoratori andrebbero tassate perché, hanno spiegato i giudici, si tratta di somme ricevute in ragione del rapporto di lavoro. Cosa vuol dire? Vuol dire che non te le dà direttamente il tuo datore di lavoro, ma ricevi questi soldi dai clienti in ragione del fatto che fai quel lavoro. Se non facessi quel lavoro, il cameriere, il fattorino, che ne so, non riceveresti questi soldi. Quindi questi soldi ti derivano in qualche modo dal rapporto di lavoro e quindi, secondo la Cassazione, andrebbero tassati. Grande indignazione, polemiche, sull'onda di tutta questa indignazione, gente che ha detto adesso tasseranno anche la paghetta, i soldi che dà la nonna ai nipotini e altre stupidaggini del genere, ci siamo dimenticati di una cosa importante, il fatto che la Cassazione non è che si pronuncia così di sua iniziativa, si pronuncia in relazione a un contenzioso legale. In questo caso il contenzioso è tra l'Agenzia delle Entrate e il responsabile dell'accoglienza di un hotel di lusso della Costa Smeralda. Quante mance non aveva dichiarato questa persona? 84.000 euro, 84.000 euro in nero in un anno di mance, oltre al suo reddito da lavoro dipendente. Ok, quindi non si sta parlando degli 1-2 euro del fattorino, del rider, del tizio che ti porta la pizza, della barista, si sta parlando di 84.000 euro in un anno, che sono 3-4, gli stipendi di 3-4 operai in un anno. Ecco, si sta parlando di queste cifre qui. Secondo te è giusto che uno possa guadagnare 84.000 euro in un anno totalmente in nero? Non lo so, onestamente. Quindi penso che daranno, se tasseranno veramente le mance, ci sarà un tetto massimo, si valuterà su certi parametri, non si andrà ovviamente a colpire i lavoratori che prendono 1-2 euro di mance per una consegna. Comunque qui a Genova è un problema che non ci riguarda perché noi le mance non sappiamo neanche cosa siano.